Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sono ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché finalmente, grazie a due randomini trovati per strada e che fortunatamente sono riusciti a darmi una mano, sono riuscito a completare la Crash Battle della Hell House. Una Crash Battle che in realtà non è così difficile. Posso comunque dire che almeno in co-op si può gestire. Ovviamente con i giusti personaggi, con le giuste materie, col giusto moveset si riesce a fare un ottimo risultato. Per quanto riguarda ovviamente la co-op, come sempre serviranno due DPS, preferibilmente o un Sephiroth o una Tifa in versione ghiaccio. L'importante e che comunque abbiate due personaggi che possano effettivamente fare alti danni di tipo ghiaccio. Perché questo? Perché la fase fuoco serve soltanto come contenimento. Quindi in questo caso noi la maggior parte comunque sia dei danni che faremo li faremo tramite la versione ghiaccio, mentre invece tutta la parte fuoco, come giustamente il gioco ci fa capire, non essendoci dei personaggi fuoco altamente qualificati come invece quelli di ghiaccio, dovremo sfruttare una fase completamente contenitiva, quindi resistere agli attacchi, eliminare i minion e indebolire successivamente la Hell House per effettuare poi successivamente il nostro counter. Il mio Sephiroth, che in questo caso ho portato in coop, è buildato in questa maniera. Come potete notare è comunque un Sephiroth molto molto forte, che comunque possiede un 89.000 di power nonostante tutto, ma vi posso garantire che le sue statistiche sono estremamente alte. Come potete notare 6500 HP, che sono più che sufficienti, con una difesa fisica di addirittura 149, veramente alta, attacco magico di 3000 punti, che mi permette di tirare botte da 40-50k a botta, se ovviamente vengo anche potenziato o da solo o tramite ovviamente il support, che in quel caso mi consentirà di ottenere potere magico. Composizione del personaggio identica a quella della ex, quindi tutto buildato ghiaccio, con vestito ovviamente Arcanum ghiaccio, Winged Edge in questo caso completamente maxata, overboost 10, ha un Eevee che mi serve solo ed unicamente per buffarmi qualora non ci fosse un support in grado di buffarmi, materia di Blizzara, materia di Fira e una materia Ruin giusto per incrementare le stats. Cosa importantissima, portare la Summon di Ifrit, perché ci servirà tantissimo durante la fase, diciamo, fuoco, quindi dove dovremmo fare dove dovremmo effettivamente fare danni fuoco ai minion, quindi eliminare i minion di ghiaccio in questo caso, che verranno completamente sciolti dal nostro Ifrit. E poi, come potete notare, come sub weapon ho utilizzato praticamente tutte le armi free to play che abbiamo ottenuto finora. Tutte queste armi free to play sono estremamente valide per essere utilizzate in questo caso, in questo evento. E perché vi dico questo? Perché abbiamo l'arma di Cloud nuova di Natale, che potenzia attacco magico e difesa fisica, l'arma di Sephiroth che abbiamo ottenuto in precedenza tramite il Giant, che potenzia attacco magico fisico e difesa fisica, e l'arma di Barret che abbiamo ottenuto durante questo evento, che potenzia HP e difesa fisica. Quindi abbiamo la possibilità di incrementare tutte le stats, compresa la difesa fisica, che in questo caso specifico della Hell House è la statistica principale da aumentare il più possibile. Infatti, come potete notare, il mio Sephiroth
Charlotte possiede 149 di difesa fisica e vedrete anche durante la run che subisco veramente pochissimi danni, anche perché il combattimento di per sé è molto molto breve. Per quanto riguarda ovviamente le abilità, abbiamo un boost magico di livello 7, boost ghiaccio di livello 5, boost HP di livello 3 e boost di difesa di livello 4, che è praticamente quello che è più importante, diciamo, da questo punto di vista. Potrei arrivare a un boost 5 se portassi al 90 una di queste armi, ma sì, perché se non sbaglio a 35 esatto scatta l'altro bonus, però sinceramente parlando sì, ci potrebbe stare portare al 90 una di queste armi, però sinceramente va bene così, non ho questo bisogno. Vedrete anche dal video che i danni che comunque subisco sono veramente pochi, proprio grazie al boost di difesa fisica, quindi posso tranquillamente sopravvivere. Detto ciò, ovviamente personaggi ovviamente buildati in questa maniera sarebbe l'ideale, almeno per quanto riguarda il DPS, mentre invece per quanto riguarda il supporto, ovviamente diciamo cifre simili che possano in un modo o nell'altro aiutare, ovviamente boostare un pochettino l'healing se è possibile, anche se subendo pochi danni si ci riesce a curare relativamente in fretta, cosa che effettivamente consiglierei per i support qualora ce ne fosse occasione, è di avere una build con Eris, per esempio Fairy Tail e l'asta di Garnet per chi ovviamente la possiede. Anche Barret qui è molto 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 buono con la sua nuova arma di Natale, che consente comunque di curare AOE tramite lo slot appunto di cura AOE, buffare l'attacco magico e poi come secondo slot, se si riesce ad avere un assault gun per dare anche difesa fisica a tutti. Qui Barret, se buildato come Dio comanda, potrebbe essere effettivamente uno dei personaggi più forti da portare praticamente per questo evento, perché paradossalmente ha una build fatta proprio per essere il supporto per eccellenza di questo evento. Io purtroppo non ce l'ho Barret con queste armi, altrimenti ve l'avrei fatto vedere, quindi vi faccio vedere il lato DPS, come effettivamente poter sfruttare il vostro personaggio. Vi faccio vedere anche una build veloce veloce di support, che però la mia è tra virgolette sbagliata in confronto a quella che effettivamente si dovrebbe portare, giusto per darvi un'idea su come poter aiutare in coop se volete andare in coop e magari provare con degli sconosciuti. Ecco qua un altro setup da poter utilizzare per quanto riguarda il support. Ovviamente la Mithril in questo caso, come potete vedere da Eris, in questo caso potete tranquillamente sostituirla perché io l'ho messa giusto come rimpiazzo, ma qui chi possiede la staffa di Garnet sicuramente meglio, non c'è dubbio. Poi ovviamente le varie materia, sempre ovviamente Blizzard e Fyra e materia Ruin, che mi aumentano le statistiche, per lo più per quanto riguarda l'healing, che comunque sarà la statistica che giustamente non verrà pompata dalle sub weapon, proprio perché anche in questo caso nelle sub weapon andremo a pompare gli HP con sia il collare di Red che il mitragliatore di Barret dell'evento della Hell House, e poi l'altra arma a livello 90 che mi aumenta attacco magico fisico e difesa fisica e tutte le stats per permettermi di avere una cifra abbastanza interessante. Infatti, come notate, difesa fisica addirittura 155, molto 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 alta, che consente comunque di subire molti meno danni e poter curare più in fretta. Questa è la cosa che sinceramente vi consiglierei. Cifra di HP almeno 6500 se si ha una buona difesa fisica, altrimenti oltre 7000 se non si riesce ad avere una buona difesa fisica. Se riuscite in questo periodo, farmate l'arma di Red se volete utilizzare il support, ovviamente per avere un doppio boost di HP e ovviamente anche di difesa fisica, perché potreste effettivamente cambiare potreste cambiare la skin di Eris con quella free to play, che comunque abbassa leggermente gli HP. In questo caso io ho 5930, che
potrei effettivamente anche tenerli avendo 155 di difesa fisica e aumentare l'healing a 1006, che comunque sia potrebbe essere molto molto valido, però preferisco avere magari qualche HP in più per riuscire a gestire meglio la situazione. Quindi questo comunque sarebbe un setup valido per utilizzare la coppa, anche perché avete appunto la possibilità di incrementare difesa fisica e difesa magica per il vostro party, avete la possibilità di poter curare istantaneamente dopo gli attacchi che ovviamente andrete a subire, però se aveste la staffa di Garnet per evitare al DPS di perdere tempo buffandosi, è sicuramente molto più conveniente. Detto ciò, vi lascio alla run in modo tale che voi possiate vedere come funziona la run e prepararvi, perché se volete e vorrete in futuro noi ci vedremo in live con Evercrisis per aiutare tutti quanti a completare la Crash Cop. Io mi occuperò del lato DPS, dato che posso tranquillamente farlo, e quindi chi vorrà unirsi o come support o come secondo DPS basta che segua queste indicazioni e avrà modo di poter partecipare senza problema. Detto ciò, vi lascio al video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Allora, eccoci qua con la crash della Hell House. Ovviamente la prima fase è praticamente identica a quella che si affronta normalmente, quindi inizia il countdown ed è un ottimo momento per poter effettuare qualche danno, così giusto per riscaldare l'ambiente o per buffarsi, che è la cosa probabilmente più giusta da fare. E successivamente partiamo con la prima fase, dove bisogna effettuare attacchi ghiaccio, la fase dove solitamente si riescono a fare anche molti più danni. Infatti, come potete vedere, io inizio a buttare belle botte. E primo attacco del nostro avversario, che riusciamo a subire tranquillamente. Notate quanto pochi danni io abbia subito effettivamente, grazie al fatto di avere tanta difesa fisica. E qui adesso si comincia praticamente a picchiare. Avevamo la nostra Eris, che purtroppo ha deciso di stare per lo più con la sua stance difensiva, rovinando parte del DPS. Poi fortunatamente è riuscita a cambiare, perché lo Spirito Santo l'ha aiutata, e quindi, come notate, sono riuscito praticamente a riprendere il mio pieno regime di danno. Prima fase completata con una buona porzione di danno, come potete notare, praticamente un terzo degli HP. E ora qui inizia la parte un po' più strategica, un po' più tricky. Perché? Perché quando la nostra Hell House summona le Ice Bomb, come potete notare, il suo livello di freezing, che sarebbe diciamo la barra dove bisogna effettuare attacchi fuoco, si diminuisce. Perché? Perché se notate, la Hell House in questa fase sarà resistente ad attacchi fisici, attacchi magici e anche attacchi ghiaccio. Sarà debole però a sua volta a danni fisici, danni magici e danni fuoco, che è praticamente una sorta di controsenso, perché la sua resistenza in questo caso è praticamente di 999, quindi praticamente non subisce danni. La cosa che bisogna fare è shottare subito, nell'immediato, i minion. Bisogna completamente eliminarli subito. Bisogna resistere successivamente agli attacchi che verranno subiti dalla Hell House e successivamente fermarsi, perché come potete notare si subiscono pochi danni. Le summon qui giocano un ruolo fondamentale. Infatti, non appena caricate le summon, non bisogna farle tutte insieme, bisogna farle una alla volta tramite i vari Hellfire, in modo tale da poter eliminare subito i minion, quindi poter permettere alla Hell House di spawnare subito gli altri minion e quindi riuscire poi successivamente ad eliminarli subito, stannare e fare più danni. Come potete notare, qui abbiamo l'altra evocazione dei minion. Io qui sto aspettando di vedere il... ecco, sto aspettando appunto la summon. Come potete notare, effetto alla summon, riusciamo a shottare subito i minion, la Hell House perde praticamente la barriera e quindi adesso, boom, stunnata, crolla, ed è possibile ritornare a fare danni anche di tipo ghiaccio. Quindi in questo caso, avendo fondamentalmente il nostro setup con tutti i DPS ghiaccio,
continuiamo a fare danni di ghiaccio e pronti per subire comunque l'Ice Stream, che sarebbe appunto l'altro attacco della nostra Hell House, sempre AOE. Quindi facciamo dei bei danni in questo caso. Io qui purtroppo perdo DPS perché tutti e due hanno già switchato la stance difensiva, e qui siamo pronti per subire. Siamo pronti per subire, anche in questo caso io subisco pochissimi danni proprio grazie alla mia altissima difesa fisica. Qui abbiamo un'altra fase dove è possibile ripristinare un attimo il setup, dato che praticamente la Hell House ricomincerà il countdown, quindi chi si deve buffare, chi si deve curare, cioè ci sono le varie fasi dove effettivamente si può fare tutto, quindi le cure, i buff e tutto. È molto equilibrato effettivamente come combattimento, soprattutto il multiplayer è molto equilibrato. Ricominciamo. In questo caso però il nostro avversario sarà resistente ai nostri attacchi e potremo fare soltanto attacchi di tipo fuoco. Quindi qui la cosa più giusta da fare è riutilizzare le summon se le abbiamo. Quindi appena riaccumuliamo le summon le rifacciamo per infliggere più danni al nostro avversario e tentare in un modo o nell'altro comunque di poterlo non dico shottare, ma comunque di poterlo indebolire il più possibile. Io qua inizialmente volevo aspettare nel fare la summon, però poi giustamente questa è la fase migliore per poterlo stunnare subito, quindi abbiamo fatto entrambi le summon. Peccato che eravamo in stance difensiva e quindi abbiamo perso un po' di DPS, ma purtroppo lui l'attacco lo aveva già caricato, quindi non potevamo fare nulla. Qui subiamo il danno, chi ha dimenticato la stanza offensiva ha subito un sacco di danni, infatti è morto. Io fortunatamente con la mia difesa fisica sono riuscito a rimanere in vita, ne approfitto a resuscito Eris e continuo a fare danni in modo tale che poi la stessa Eris possa resuscitare l'altro Sephiroth e ricominciare a picchiare. Qui abbiamo un rallentamento pazzesco, perché la run sarebbe potuta finire molto prima rispetto al normale, perché la nostra Eris è rimasta in stanza difensiva. Cioè, in questo caso abbiamo avuto il difetto, proprio letteralmente, di avere Eris in stanza difensiva e quindi abbiamo perso tempo. Abbiamo perso tempo, io ho cercato in un modo o nell'altro spammando le, diciamo, le frasi let's attack per far cambiare la stance. Impossibile far cambiare la stance al nostro, diciamo, al nostro curatore, che è rimasto in difesa perché comunque voleva curare il più possibile, però ci ha rallentato in maniera incredibile per quanto riguardava l'abbattere praticamente la difesa del nostro avversario. Fortunatamente alla fine l'ha capito, ha cambiato la stance e quindi siamo riusciti a concludere il combattimento proprio grazie al fattore che avesse finalmente cambiato la stance. È un combattimento molto semplice in realtà, pensavo fosse molto più difficile vedendolo un pochettino così da fuori, però le varie fasi effettivamente sono abbastanza gestibili. La solo in realtà non è così facile, perché la solo parte subito con l'attacco diretto senza darti possibilità di tregua, quindi è un po' più difficile la solo crash, mentre invece la co-op, da come potete vedere, è leggermente più semplice, perché si riesce a coordinare meglio, ci si riesce a coordinare meglio. Quindi detto ciò, questa era la mia Crash Cop. Se ovviamente volete analizzarla e studiarla, fate con calma, perché poi noi ci vedremo direttamente in live e faremo le run per aiutare tutti coloro che non sono riusciti a completarla. Quindi per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.